Grazie ai ragazzi dell'Istituto Zippilli Noè Lucidi di Teramo sbarca a Teramo il progetto Rifiuto con Affetto. Di cosa si tratta? Allora, è un'iniziativa che nasce all'interno di un progetto Erasmus che poi ha avuto questa bella attività di follow up su istanza della professoressa Boffa, e come succede a volte quando scuola, famiglia, istituzioni collaborano e si coordinano, grazie all'invito, allo stimolo in ambito curricolare della docente, dai genitori, in particolare dalla famiglia Gramenzi che ha avuto il materiale e la competenza per poter elaborare questo contenitore, è venuta fuori questa opportunità. Certo. Di fatto è un sistema particolare di raccolta dei rifiuti. Sì, è una sorta di baratto però unidirezionale, in cui coloro che hanno qualcosa di ancora utile e in buono stato, che però non è utilizzato, possono posizionarlo nel contenitore e quindi, ripeto, sull'istanza anche dei ragazzi come Greta, che ci ha dato insomma una bella dimostrazione di come dobbiamo tutti guardare con più attenzione alla sostenibilità, ci è sembrato opportuno sostenere questo progetto e ulteriormente promuoverlo. La supervisione del progetto è stata affidata all'ambientalista Massimo Fraticelli. Sì, diciamo che è da tempo che svolgo attività di educazione alla sostenibilità nelle scuole e anche in campo universitario. L'interesse e soprattutto la particolare di questo progetto è questo, che dimostra che quando un'attività viene svolta da un interesse di un esperto, ma dalla volontà e dalla voglia degli insegnanti, poi effettivamente nasce qualcosa di concreto. E oggi quindi abbiamo, come dire, costruito con un piccolo percorsino un qualcosa di concreto. I ragazzi hanno uno spazio preciso, hanno un luogo, hanno un oggetto da riempire, in cui possono continuare a portare i loro oggetti che non diverranno rifiuti. È un'attività infatti di riduzione della produzione dei rifiuti. Che insegnamento è per questi ragazzi, e soprattutto questi ragazzi crescendo, cosa si porteranno dietro da un'esperienza così? Io spero che continuino a portarsi dietro l'interesse nei confronti dell'ambiente e capire che soprattutto tutto dipende da noi. Il comportamento del singolo può incidere tantissimo nella tutela ambientale, per cui la speranza è che poi, andando avanti nei loro studi, andando avanti nelle professioni, gli rimanga questa attenzione e possano svolgere un'attività proprio in equilibrio con il territorio e con l'ambiente.